Pronto? Buongiorno, sono Fausto. Ma contatto per proporle 200 sms per sotto. No, senta, guardi, mi dispiace, io non posso parlare con lei perché ho la batteria scarica del cellulare. Ma guardi che io l'ho chiamata al telefono fisso. Vabbè, c'ho la batteria scarica del telefono fisso. Ma guardi, le rubo soltanto. No, sento quello un burro. Sto scaricando. A batteria. Non è nemmeno un carica potere. Saluto, vaffanculo, ma è possibile che non mi posso leggere manco una pagina del giornale? Pronto? Buongiorno, sono Andrea di Pronto Gas, cercavo il signor Diliberto. No, ma papà non c'è, sono rimasto a casa io che sono piccolino. Scusa, quanti anni hai, bimbo? Un anno. Un anno? E già parli così bene? Perché sono sviluppato, sono nato di 15 mesi e ho tutti i denti. Tutti, pure quelli del giudizio, cioè i pipelli, ho tutte cose. E già va a... Camogia. Pronto? Buongiorno, sono Roberto, la chiamavo per proporle delle chiamate illimitate. No, guarda, non mi interessa, non mi interessa perché io abito dalla campagna con le pecore. Se hai le pecore e parlo con le pecore, quindi... E non le interessa parlare al telefono? Ma mica per parlare con le pecore hai bisogno di un telefono. Lei ha mai visto una pecora con il telefono? No, io pensavo la pecora a mattina e ciao pecora, saluto, ci parlo così senza... Le interessa la fibra per connettersi ad internet? No, guardi, la fibra. E che mi deve fare la fibra? Io ho la lana delle pecore, non mi interessa. Ma lei lo sa che può navigare gratuitamente? No, guarda, adesso la devo salutare perché oggi hai lo pecorino che sta nascendo. Lo pecorino, lo figlio, da madre pecore, tu parte pecore. Senta come fa la madre pecore, dice, sta nascendo mio figlio. Sta nascendo lo pecorino, sta nascendo. Questo è lo padre pecora, che ci dice alla moglie pecora, vedi che sta nascendo tuo figlio. Sta nascendo lo pecorino, è nato, devo andare a portare a raccolta. Ciao.